Benvenuti in questo nuovo mukbang che oggi ci porta nel territorio di McDonald's. Non so se questi panini in Italia ci siano, se siano usciti prima, se usciranno dopo, non ve lo so dire, però comunque qui sono dei panini che saranno in giro soltanto per pochi giorni. In questo periodo infatti stanno facendo dei panini che vengono da diverse... da diverse parti del mondo. E qui abbiamo quello francese e quello indiano. Fatemi sapere se anche in Italia sono usciti questi panini, io sono curiosa di provarli. Ovviamente, come al solito, li ho fatti un po' personalizzare perché ci ho fatto togliere la maionese che contiene la sinape e quindi per me non va bene. Però, tutto sommato, ho fatto togliere anche qualche altra cosa, credo, tipo verdure e roba del genere, però, insomma, ispirano. Spero che siano buoni perché ho una certa fame. Quindi vi dicevo, qua abbiamo il panino indiano, il panino francese, abbiamo delle patatine e poi abbiamo questi, che pure credo siano nuovi perché non li avevo mai visti, che sono dei frittellini di formaggio ed erbe. Ragazzi, ho una fame che sto morendo, già ho parlato, ho detto delle cose così, mangiamo, è meglio mangiare. Lo sapete che non sono male? Sopra ci sono proprio delle erbette, sono decisamente meglio di quelli dello stesso genere però senza le erbette, non lo so, questi mi piacciono di più, ha senso, boh. Da quale panino vogliamo cominciare, ragazzi? Direi di cominciare dal francese, che è quello che uscirà prima dal menu di McDonald's e quindi dobbiamo testarlo prima. Sempre cose senza senso, io dico, non so come mai. Sto cercando di capire perché dovrebbe essere francese. A parte il fatto magari che ha un panino un po' diverso, un po' più così. Però dentro, cioè, ci sono due normali hamburger, bacon e formaggio. E come vi dicevo, ci ho fatto togliere la maionese all'aglio. E ho fatto togliere l'insalata. Però, non lo so, non mi ispira Francia. A me sembra più o meno lo stesso sapore di tutti i panini di McDonald's. Intendiamoci, è buono, forse ci sono delle erbette nel panino, per questo è francese, non lo so. Quello indiano ha attorno il pane naan, eccolo qui, quindi insomma questo diciamo che è più indiano a vista a causa del pane naan. Vediamo questo qua com'è. Devo dire che questo con il pane naan mi piace di più. Ok, anche qua il sapore, che sia indiano o meno, questo è con il pollo. Si può obiettare, però non lo so, è un po' più particolare, ragazzi. Ci sarà senape in qualche forma, in qualche altra cosa, perché sento un po' di... Bah. Questo qui onestamente ve lo consiglio, è particolare, è diverso effettivamente. Ma ragazzi, entriamo nel vivo dei nostri mukbang, come al solito, raccontando anche una storia. Siccome ultimamente avevo pubblicato un altro video sul Mandela Effect, ho intenzione di pubblicare delle altre cose su questo tema. Scusatemi, ho ancora la tosse. Ogni tanto mi scende la voce e mi viene da tossire, vabbè. Comunque dicevo, siccome in questo periodo sono presa da questo tema del Mandela Effect ed è piaciuto molto anche a voi, ho pensato di raccontarvi una storia che avevo in realtà raccontato già in un video proprio dedicato, un vecchio video, quindi potete andarlo a cercare, potete andarlo a vedere e lo troverete sul canale, che è una storia dedicata al presunto viaggio interdimensionale, quindi è una storia correlata proprio alla storia del Mandela Effect, ed è la storia del viaggiatore di Tored. Quando si parla di Mandela Effect, quindi di questa idea che a volte si salti, magari senza neanche saperlo, da una dimensione all'altra, poi vengono fuori delle storie, magari anche più datate, che parlano proprio di questo tema e parlano di viaggiatori interdimensionali, che magari non si accorgono neanche, cioè non sanno che hanno fatto il salto, non se ne rendono conto, perché nelle loro vite è tutto identico, tranne però alcune cose fondamentali. Sono super innamorata del pollo fritto in questo periodo. Yummy. Allora, parliamo, cioè io divago sempre, della storia del nostro viaggiatore interdimensionale. La storia è ambientata nel 1954 all'aeroporto di Tokyo.
è un giorno come un altro, fa molto caldo, dice la cronaca, però è un giorno come un altro, e arriva un volo come un altro, che non ha niente di particolare, è semplicemente un volo che arriva dall'Europa, che porta dei turisti e porta delle persone che tornano a casa. Niente di strano, un volo di routine, diciamo così, un volo tranquillissimo. Tranquillissimo fino al punto in cui, dopo che hanno preso i bagagli, i viaggiatori devono andare ovviamente a passare i controlli, devono mostrare i loro passaporti. C'è un signore europeo, vestito bene, distinto, chiaramente un uomo d'affari, in viaggio d'affari, che viene fermato, ovviamente devono controllare il suo passaporto, e lui esibisce un passaporto che lascia di stucco i funzionari giapponesi dell'aeroporto, perché questo passaporto proviene da una nazione che non esiste. Infatti sul passaporto c'è scritto che, sul passaporto che ha questo signore, c'è scritto che lui viene da un paese che si chiama Tored, che effettivamente non esiste. Io non l'ho mai sentito nominare, voi non l'avete mai sentito nominare, e i funzionari dell'aeroporto di Tokyo non l'avevano mai sentito nominare. Chiamano degli altri funzionari, ne parlano, il signore li guarda stupefatti, tra l'altro un signore, ve l'ho detto, che ha questo aspetto molto molto serio, molto raffinato, parla anche il giapponese, quindi si riesce anche a intendere bene, ma la sua lingua fondamentalmente è il francese. Dice di essere, insomma, è stupito dal fatto di essere stato fermato e pensa che probabilmente gli stiano facendo uno scherzo, perché questo signore è convinto di avere un passaporto valido che è stato emesso da un paese valido. Oggi 100 milioni di calorie. La cosa bella è che quando i funzionari esaminano questo passaporto è tutto perfetto, cioè ha l'aspetto esattamente di come un passaporto dovrebbe essere, non sembra che sia una replica, un qualcosa di finto. E la cosa bella è che siccome poi loro esaminano anche quello che questo signore ha con sé, le cose che ha portato con sé, si rendono conto che tutte le cose che lui ha sono consistenti con la storia che ha raccontato. Ma soprattutto, ragazzi, la cosa incredibile è che se questo passaporto fosse stato finto, non avrebbero dovuto esserci i timbri di tutti i paesi dove questo signore era stato. Siccome lui diceva di viaggiare per lavoro, viaggiava parecchio, c'erano i timbri, cioè, ufficiali, veri, di diverse nazioni dove lui era stato ed era entrato in queste nazioni tramite l'aeroporto. Nelle tasche aveva delle monete, che delle banconote che provenivano da diverse nazioni dove lui era stato, e c'erano anche delle banconote di Tored che i funzionari dell'aeroporto esaminarono. Ed ovviamente quando uno magari trova delle banconote e pensa che siano finte, si aspetta di vedere dei pezzi di carta, però anche in questo caso, mentre loro esaminavano queste banconote, erano effettivamente proprio come delle banconote vere, cioè si vedeva che era una roba vera, non era una cosa che era stata stampata così per fare uno scherzo. A questo punto i funzionari stupefatti, mentre questo signore si arrabbiava sempre di più perché era convinto che i funzionari stessero facendo uno scherzo a lui, prendono una mappa e gli chiedono di fargli vedere dove si trova i Tored, perché loro questo paese non l'hanno mai sentito dire. A questo punto il signore comincia tipo a spaventarsi un po', perché gli portano una mappa, lui la apre e si rende conto che Tored sulla mappa non c'è, ma al suo posto c'è uno stato che ha esattamente i confini di Tored, però ha un altro nome, Andorra. E con questo stato, con questo piccolo piccolo stato che si trova tra la Francia e la Spagna, questo signore dice, ma com'è possibile? Perché questo stato è esattamente della stessa forma, è fatto esattamente nello stesso modo in cui è fatto Tored. Questo non è Andorra, questo è Tored. Perché sulla mappa c'è quest'altro nome? E quindi comincia a preoccuparsi. Anche perché a questo punto capisce che non è più uno scherzo, perché vengono chiamati altri funzionari. Insomma, tutti si cominciano a preoccupare perché questo signore sembra comparso dal nulla, sembra essere venuto da un luogo che non esiste. Io qui una mini lattina, direi che è venuto il momento di bere. Ora ragazzi, immaginatevi questa situazione surreale, ma anche una situazione di stallo, perché da una parte il signore dice, no, io vengo da Tored, questa è la verità, addosso alle monete che lo provano, a timbri che provano che quel passaporto sia stato utilizzato per viaggiare,
E dall'altra parte ci sono i funzionari dell'aeroporto che dicono: noi sappiamo che questo posto non esiste. E non capiamo perché ci siano questi timbri sul passaporto. E non capiamo perché lui abbia queste banconote in tasca. È una situazione completamente di stallo, dove per tutti quanti è evidente che a questo punto c'è qualcosa di serio, perché né una parte né l'altra stanno scherzando e non si sa bene come se ne dovranno uscire. Cosa succede? Succede che, dato che questo signore ha detto: guardate che io sono in Giappone per motivi di lavoro, ci sono già stato nel passato, queste persone dicono: vabbè, allora se è così, chiamiamo i tuoi contatti, chiamiamo la ditta per la quale tu dici di lavorare, chiamiamo la banca, chiamiamo il posto dove stai andando qui a Tokyo. E il risultato di queste telefonate, insomma, è preoccupante, perché la banca non esiste, la ditta per la quale questo signore dice di lavorare non esiste, la ditta dove sta andando esiste, ma dicono di non avere mai sentito il suo nome. Ora mettetevi per un attimo nei panni di questo signore. Questo signore praticamente scopre all'improvviso di venire da un posto che non esiste, però lui sa che è venuto da quel posto, quindi, cioè, è una storia che non ha senso. Ed immagino che sia una storia che, se fosse vera, noi non lo sappiamo al 100%, se fosse vera, se questa cosa dovesse davvero capitare a una persona nella sua vita, sarebbe un caspita di trauma. Vorrei capire al 100% quale preferisco. Questo è più strano, più esotico. Quello è più, cioè, il tipico panino che fai, dici che è brutto, però no, quindi... Questo qui ha il fascino del pollo fritto, però, e di queste salsette stranine. Non lo so, è una dura battaglia, non so dire in realtà quale sia davvero al top. Forse questo vince semplicemente per la stranezza, non lo so. Ma torniamo al nostro viaggiatore che viene da Tored. Il nostro viaggiatore che è incredulo, spaventato, non sa che fare, e non sanno che fare neanche i funzionari. A questo punto, ve l'ho detto, chiamano dei funzionari più in alto di loro, perché qua ci vuole qualcuno che prenda delle decisioni e deve essere qualcuno che abbia un minimo di potere. Questi funzionari non sono subito disponibili all'aeroporto, devono arrivare. E ovviamente non possono arrestare questo signore, perché non è che abbia commesso dei crimini, semplicemente sembra che venga da un posto che non esiste. E non sanno bene neanche loro che cosa fare. E allora gli prendono una stanza in un albergo che è sempre all'interno dell'aeroporto, che si trova al sesto piano, quindi non è una stanza a un piano terra, cioè lui magari può scappare dalla finestra o qualcosa del genere. No, è un sesto piano, è una stanza che viene sorvegliata, quando questo signore ci viene portato, da due funzionari, che si mettono là fuori e devono stare attenti a che questo signore non esca, perché non può andare da nessuna parte, chiaramente, non essendo legalmente entrato nella nazione. Mentre questo signore è trattenuto in questa stanza, i funzionari trattengono le sue cose, il passaporto, i soldi, la carta d'identità, insomma, cioè, scusatemi, non la carta d'identità, i biglietti da visita, tutte le cose che lui aveva, insomma, in una sorta di cassaforte, in un ufficio, insomma, nel settore dell'aeroporto che loro occupano, e tengono tutte queste cose al sicuro, in modo che nessuno possa prenderle, che non vadano perse, nell'attesa che arrivino i superiori. Fatto sta che a un certo punto, dopo qualche ora, arrivano i funzionari che dovevano arrivare e vanno a bussare alla porta di questo signore, alla porta d'albergo. E nessuno risponde. Non me lo volevo finire. Ma il pollo fritto. Quando i funzionari aprono, finalmente, dato che il signore non rispondeva, la porta della camera d'albergo, scoprono che all'interno non c'era nessuno. Ora, chiaramente questo signore non era andato da nessuna parte. Vi ho detto che alla sua porta c'erano due persone, insomma, di guardia, quindi non era andato di là. Non c'erano altre uscite, tranne la finestra. Ma questo tale non poteva essersi buttato dal sesto piano. Quindi, insomma, era semplicemente sparito nel nulla. Meglio ancora, un uomo può sempre scappare, ma... erano sparite anche le sue cose dalla cassetta di sicurezza. Insomma, dall'interno dell'ufficio dell'aeroporto, da un luogo che avrebbe dovuto essere sicuro, erano completamente svanite tutte le tracce di quest'uomo, il passaporto, le banconote, tutto. Come vi dicevo, ovviamente non ci siano prove che dicano che questa storia sia effettivamente vera al 100%,
anche se è stata riportata da diverse riviste, libri che parlano di argomenti misteriosi, però diciamo solo insomma è intrigante anche semplicemente il fatto di pensare che una cosa del genere possa succedere. Pensiamo a qualche teoria, magari potrebbero esistere due universi che sono quasi identici, no? Sono praticamente due universi gemelli. E ci siamo noi e ci sono le nostre controparti che vivono in quest'altro universo che è parallelo al nostro, questa realtà parallela alla nostra. Potrebbe essere che qualche volta le realtà si mischino, che qualche volta qualcosa filtri da una realtà nell'altra e che poi torni al suo posto, così in maniera misteriosa, nello stesso modo in cui era comparsa nel primo luogo. È un'ipotesi completamente matta? Probabilmente, o probabilmente chissà. Certamente diciamo che questa è l'ipotesi sulla quale si basa quello che viene chiamato Mandela Effect. Quindi chissà, 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 ragazzi. Io penso di essere arrivata proprio a raschiare il fondo del barile con tutta la roba che ho mangiato oggi. Mi devo fermare, effettivamente. E sì, mi devo proprio fermare. Mi fermo qui anche con la storia. Sono curiosa di sapere, penso che l'aveste già sentita raccontare, però sono curiosa di sapere che cosa ne pensiate. Se secondo voi questa storia possa essere vera, oppure se non sia vera, ma soprattutto voi che cosa avreste fatto se vi foste trovati al posto di questo signore, se magari all'improvviso pensando di, non lo so, siete su un aereo, state andando tutto tranquillo in un posto e improvvisamente quando arrivate all'aeroporto tutti vi guardano strano e vi dicono: guarda che il tuo paese non esiste, il tuo passaporto non dovrebbe esistere. Cioè, quale sarebbe la vostra reazione di fronte a una cosa del genere? Sono curiosa di saperlo, quindi raccontatemi qua nei commenti che cosa fareste voi. Io davvero mi fermo, vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie ancora, ragazzi. Ciao!